La cooperativa Solidarietà e Servizi si occupa di realizzare, progettare e gestire servizi per persone disabili e disagiate. Noi abbiamo incontrato Domenico Pietrantonio e ci racconterà il grande impegno di questa cooperativa affinché tutte le persone possano essere inserite con dignità nel mondo del lavoro. La cooperativa Solidarietà e Servizi è una cooperativa sociale. Come cooperativa sociale si prende cura di persone disabili, fa lavorare anche le persone disabili, si prende cura di ragazzi e bambini presso le scuole, bambini e ragazzi disabili e tra i suoi servizi anche quello dell'assistenza domiciliare che riguarda le persone che a casa hanno bisogno di essere accompagnate attraverso cure più o meno particolari, perché hanno patologie di una certa gravità o sono messe in una certa condizione di fragilità. La persona è ciò che fa la differenza, nel senso che chi lavora determina la qualità del servizio, per cui il prenderci cura di certe persone per noi significa valorizzare le persone che lavorano con noi. Mai più soli significa che la modalità con la quale eroghiamo il servizio e ci prendiamo cura delle 132.616 persone è una relazione, è un rapporto, è un abbraccio dentro il quale sicuramente c'è competenza, c'è professionalità, il 50% delle persone che lavorano con noi sono laureate, ma altrettanto importante è la relazione, il rapporto, l'abbraccio appunto, ha come condizione l'essere insieme, perciò mai più soli, insieme ci riusciamo. Io mi auguro che la cooperativa possa crescere, cioè che quell'abbraccio possa essere rivolto a sempre più persone, ma perché questo succeda dobbiamo aiutarci a far crescere le persone che abbracciano. Il progetto Talenti è la modalità con la quale abbiamo deciso di prenderci cura di chi si prende cura. È la prima occasione con la quale abbiamo cominciato a individuare percorsi di crescita e di valorizzazione delle persone e nell'ambito di questi percorsi e di queste modalità ne abbiamo individuata una in particolare per 24 persone, cosiddetti alti potenziali giovani. La formazione è on the job, avviene lavorando. Come avviene lavorando? I volontari danno la possibilità a questi giovani di sperimentarsi in un'attività di progetto. Diventa un'esperienza sicuramente formativa, ma che porta nel contempo un'utilità al processo di crescita e di sviluppo della cooperativa. Che le dimensioni non sono irrilevanti rispetto al perseguimento dello scopo. Chi viene deve poter condividere, approfondire e verificare questa vision, ma perché questo avvenga ci deve essere un coinvolgimento, una corresponsabilità delle persone che hanno portato la cooperativa ad essere oggi quella che è.